Benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuti all'arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi, creato cardinale proprio poche settimane fa, il 28 giugno, quindi tanti auguri visto che... 20 maggio. Il 20 maggio e il 28 giugno c'è stato... c'è stata la... Il conferimento del 20 maggio. Però la notizia è il 20 maggio, però il concistoro, sì, è stato il 28, quindi non ho proprio sbagliato. Però, visto che comunque la cosa è ancora in ogni modo, sia maggio che giugno, abbastanza fresca, tanti auguri prima di tutto. E poi una curiosità, perché abbiamo imparato che i primi a essere sorpresi della propria nomina a cardinale sono proprio i neocardinali. È stato così anche per lei o lei era già avvertito del pericolo? Io non sapevo che c'era questa intenzione da parte del Papa. Non avevo nessuna notizia. Avevo celebrato la messa e conferito la cresima a un gruppo di ragazzi, sono tornato in sacrestia, mi stavo togliendo i paramenti sacri, quando è arrivato un anziano collaboratore, visibilmente commosso, e mi ha detto il Papa l'ha creata cardinale e ha fatto il suo nome a Piazza San Pietro durante l'Angelus. Io ho pensato che stesse scherzando e anche io ho fatto qualche battuta mettendola sul gioco, sull'humor, no? Poi sono arrivati altri che confermavano la notizia, allora ho ipotizzato che avessero scambiato il mio nome con altri, no? E sono perché arrivato ci sono a casa altri Petrocchi. E quando ho ascoltato la ci sono altri cardinali Petrocchi? Con altri possibili ecclesiastici che avevano nomi simili, no? Ecco. E quando sono arrivato a casa e ho acceso la televisione ho capito che si trattava proprio di me, e allora la meraviglia è stata grande, fulminante direi. Veniamo invece proprio a questi giorni, perché il 28 e il 29 all'Aquila che cosa succede? Si celebra la perdonanza, agosto. Certo, il 28 sì. E 29 di questo mese, tra una settimana. E sono 724 anni che questo succede, perché proprio Papa Celestino V, appena fatto Papa, ordinato Papa proprio nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila, che cosa fa? Emana la bolla con cui indice questa celebrazione di un perdono universale concesso a tutti coloro che si fossero accostati al sacramento della penitenza, cioè alla confessione, avessero ricevuto la comunione passando attraverso la porta santa. Ma è corretto dire che è il primo giubileo della storia della Chiesa? In senso direi pastorale sì, perché il giubileo in senso formale è indetto da Bonifacio VIII nel 1300, però diciamo così in sé contiene le grandi ispirazioni che hanno mosso Celestino V. Quindi il giubileo certamente ha una parentela stretta con la perdonanza. E quattro anni fa si sono celebrati gli 800 anni dalla nascita di Celestino V e per questo è stato indetto addirittura un anno celestiniano. Sentiamo che cosa disse Papa Francesco in occasione dell'inaugurazione di questo anno celestiniano. Si trovava a Isernia quel giorno. Sentiamo il Papa. C'è un'idea forte che mi ha colpito pensando all'eredità di San Celestino V. Lui, come San Francesco di Assisi, ha avuto un senso fortissimo della misericordia di Dio e del fatto che la misericordia di Dio rinnova il mondo. Ecco allora il senso di una nuova cittadinanza che sentiamo fortemente qui, in questa piazza
davanti alla cattedrale, da dove ci parla la memoria di San Pietro del Morrone, Celestino V. Ecco il senso attualissimo dell'anno giubilare, di quest'anno giubilare celestiniano, che da questo momento dichiaro aperto. E durante il quale sarà spalancata per tutti la porta della Divina Misericordia. Non è una fuga, non è un'evasione della realtà e dai suoi problemi. È la risposta che viene dal Vangelo. L'amore come forza di purificazione delle coscienze, forza di un rinnovamento dei rapporti sociali, forza di progettazione per un'economia diversa che pone al centro la persona, il lavoro, la famiglia, piuttosto che il denaro e il profitto. Io voglio capire bene che cosa succederà all'Aquila il 28 e 29, però prima secondo me c'è bisogno di chiarire i contenuti della perdonanza, proprio alla luce delle parole che abbiamo sentito da Papa Francesco, perché in fondo noi siamo abituati sempre a pensare un'idea un po', mi viene da dire, commerciale del giubileo, della perdonanza, cioè io faccio delle pratiche e ottengo in cambio qualcosa, in questo caso il perdono dei peccati, se uno vuole essere quasi blasfemo c'è uno sconto di pena. Invece il Papa dice delle parole forti, qua dice la misericordia di Dio rinnova il mondo, e lo dice, se capisco, non così dire, soltanto a livello astratto, ma proprio a livello concreto, perché poi si mette a parlare di come dovrebbe cambiare il mondo secondo il Vangelo. Vede, la misericordia è un tema centrale nelle catechesi di Papa Francesco ed è il centro dell'annuncio del Vangelo, la buona notizia, che Dio ci ama immensamente e che ci perdona e ci offre salvezza. Bisogna apprendere l'arte del perdono, che non è scontata, richiede intelligenza, impegno, una sapienza che ci viene dallo Spirito, ma che chiede la nostra collaborazione. E l'arte del perdono si esplica in quattro dinamismi fondamentali che sono tra di loro connessi. Lasciarsi perdonare da Dio, perdonarsi, chiedere perdono e perdonare. Non si arriva a perdonare se non si è transitati nelle tappe precedenti. Quindi chi non ha imparato ad accogliere il perdono non lo chiede e non lo dà, ma neppure si perdona. E chi dentro è in qualche modo infettato da dinamismi di reattività negativa nei confronti degli altri, danneggia innanzitutto sé. Allora il perdono è anche una terapia spirituale, psicologica, relazionale. Il perdono è l'essere guariti da una patologia, quella del rimanere imbrigliati nel male ricevuto o fatto. Ecco. E in concreto che cosa succede all'Aquila il 28 e il 29? Tra l'altro è anche un anno importante questo qua, perché è il primo dopo il terremoto in cui tornate a celebrare la perdonanza nel luogo dove è nato, vale a dire la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, ecco, restaurata dopo... La perdonanza è innanzitutto un evento nel quale viene riproposto l'annuncio antico e sempre nuovo che Dio è misericordioso e che ci viene incontro. Occorre che la risposta sia al tempo stesso personale e corale, cioè una risposta come Chiesa che implica
tutta la responsabilità individuale, ma chiama in campo la comunità. Dunque è un evento che non avviene all'Aquila, ma non coinvolge solo l'Aquila. Noi avvertiamo sempre di più che è un evento mondo, perché ha una portata universale. Cioè, annunciate la misericordia di Dio. La misericordia di Dio, che è la medicina che ci consente di riconquistare la pace dentro di noi e tra di noi, ma non soltanto a livello interiore, d'anima, diciamo così, ma anche a livello comunitario, dove si è chiesa, e sociale. Quest'annuncio Papa Francesco l'ha sottolineato in maniera straordinaria, indicendo l'anno del straordinario, del giubileo della misericordia. Sentiamo che cosa disse in occasione dell'apertura della Porta Santa di San Pietro l'8 dicembre del 2015. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre, che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. È Lui chi ci cerca, è Lui chi ci viene incontro. In quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia. Sì, è proprio così. Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio. E in ogni caso il giudizio di Dio sarà sempre nella luce della sua misericordia. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. Viviamo piuttosto la gioia dell'incontro con la grazia che tutto trasforma. Anteporre la misericordia al giudizio, se ho capito bene, significa appunto cambiare molto spesso il modo nostro stesso di vedere Dio. Prima il Papa diceva: gli facciamo un torto se pensiamo che sta lì per giudicarci. Lui sta lì perché è misericordioso, questa è la prima identità. Però mi viene in mente al tempo stesso che quel timore di cui parla il Papa, noi lo raccontiamo come uno dei 7 doni dello Spirito Santo, il timor di Dio, e lo decliniamo tante volte, o almeno l'abbiamo declinato proprio: bisogna avere paura del Dio giudice, del Dio che ti punisce, o sbaglio? Noi dobbiamo accogliere la rivelazione che Gesù ci fa e in cui manifesta il volto vero di Dio, che è amore. Un amore che ci chiama alla santità, ma un amore che ci dà la forza di riscattarci dal nostro peccato. La consapevolezza del peccato è importante per poter riconquistare le vie della verità e del bene. Il perdono qui non va confuso con delle forme contraffatte che in qualche modo ne alterano la identità profonda. Perdonare non è cancellare ciò che è successo dalla memoria, come se non fosse mai accaduto, e non è far finta di niente di fronte a eventi che hanno segnato una storia. Chi perdona non indietreggia di fronte al prepotente, né si lascia, per così dire, calpestare dalle offese della vita. Perdono richiede coraggio, richiede convinzione, richiede prospettive animate dalla speranza. Perdonare significa
riconoscere un male, ma non esserne coinvolti rispondendo col male, ma vincere il male con il bene. Quindi perdonare significa mettere in campo l'amore, ma è un amore che noi non attingiamo da noi stessi, perché il nostro cuore non è capace di esprimere perdono fino in fondo. Dobbiamo questo amore riceverlo da Dio per poterlo sperimentare come annuncio ed esperienza liberante e poterlo trasmettere. Ecco perché dicevo, soltanto chi si fa amare diventa capace di amarsi e di amare. Solo chi ha il coraggio di credere che l'amore vince può perdonare. Mi sembra molto interessante cercare di capire quali possono essere anche le conseguenze sociali ed ecclesiali di vivere in questa logica di perdono che non indietreggia davanti alla prepotenza, che cerca la verità, che cerca la giustizia. Mi sembra di grande attualità, ne parliamo tra pochissimo. Prima una piccola pausa. Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re. Con noi oggi c'è l'arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Giuseppe Petrocchi. Con lui stiamo parlando di quello che accadrà proprio all'Aquila, come ogni 28 e 29 agosto da 724 anni a questa parte, vale a dire la perdonanza celestiniana, il primo giubileo della storia. E quindi ci tornano in mente le parole sulla misericordia che Papa Francesco ha detto in occasione tante volte del giubileo dedicato proprio alla misericordia. Sentiamo in particolare quello che disse durante la cerimonia di chiusura. Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, missionaria. La misericordia, portandoci al cuore del Vangelo, ci esorta anche a rinunciare ad abitudini e consuetudini che possono ostacolare il servizio al Regno di Dio, a trovare il nostro orientamento solo nella perenne umile regalità di Gesù, non nell'adeguamento alle precarie regalità e ai mutevoli poteri di ogni epoca. La misericordia dunque ha elementi assolutamente concreti che hanno a che fare con la storia. Io, se penso alla storia di questi giorni del nostro paese, vedo una storia di sofferenza sicuramente. Mi viene in mente in particolare evidentemente la tragedia di Genova e tutta la reazione che ha anche suscitato questa sofferenza, fatta anche di odio e di tentazione di processi sommari. Che cosa significa vivere in un frangente come questo la misericordia, quella misericordia che le ha detto non è rinuncia alla giustizia, non è spazio ai prepotenti, rinuncia alla verità e tutto il resto? No. La misericordia cerca la giustizia e, come insegnano i papi di questo ultimo secolo, non c'è giustizia autentica senza misericordia. Perché la misericordia consente di aprirsi alla verità e al bene senza lasciarsi condizionare dai processi distorsivi che emozioni negative possono determinare nel nostro modo di pensare e di operare. In questo senso la misericordia
ci consente di recuperare tutto ciò che va fatto meglio, di correggere gli errori senza lasciarsi catturare da atteggiamenti di contrapposizione. Solo se noi siamo capaci di autentica onestà e siamo liberati dagli atteggiamenti del porci contro in modo ostile, solo cioè se siamo liberi dentro possiamo fare giustizia. Questo vale a livello interpersonale, nei confronti di noi stessi, ma anche di chi ci sta vicino. Voi pensate cosa vuol dire una vita di famiglia in cui ogni giorno la dose di misericordia reciproca non cresce. Si cumulano atteggiamenti di resistenza, di risarcimento. Ma qual è il contrario della misericordia, per intendere? Qual è? Il contrario della misericordia. Il contrario della misericordia è l'atteggiamento di atterrare l'altro, di esercitare sull'altro una vendetta che non è mai ricostituzione della verità se è stata violata o del bene che non è stato compiuto o è stato compiuto male. Dunque Giovanni Paolo II parla anche a livello sociale di politica del perdono e sottolinea con forza, come ha fatto anche Papa Francesco, che solo la misericordia ci consente di costruire un mondo più autentico e quindi più a misura d'uomo. D'altra parte, io parto dal presupposto, tante volte sottolineato dal Concilio, che in Gesù, il Verbo fatto carne, non solo Dio si è svelato all'uomo, ma anche l'uomo è stato manifestato a se stesso. Perciò chi segue il Vangelo non soltanto avanza nelle vie che conducono in cielo, ma impara a camminare bene sulla terra, cioè promuove un'umanità integrale, fino in fondo fedele a Dio e a se stessa. Che cosa cambierebbe, visto che si parla di conversione, la logica della misericordia, di visibile, di concreto nella Chiesa, se ciascuno di noi prendesse sul serio la misericordia? Mi dica una cosa evidente che vedremmo cambiare. Anche il Papa ce l'ha detto tante volte, per esempio evitare tutte quelle forme di valutazione che sono graffianti, che non sono rispettose dell'altro, quelle forme approssimate che esprimono più una emozionalità magmatica e non contenuta piuttosto che un sentimento teso a migliorare. E faccio un esempio per cercare di spiegarmi. Metta il caso che un paziente che ha una ferita vada da un medico, da un chirurgo, il quale fa una diagnosi corretta e dice: qui c'è una condizione che chiede un intervento immediato. Prende il bisturi e non lo disinfetta, non lo sterilizza. L'intervento è fatto secondo protocolli corretti, ma la condizione è che il paziente sviluppa setticemia, cioè che l'infezione viene moltiplicata. Certo. Perché non si tratta soltanto di fare le incisioni secondo un principio astratto. Bisogna aver, per così dire, purificato gli strumenti con i quali noi interveniamo. Allora, io ho imparato questo, per esempio, nella mia vita, che non basta dire la verità perché da questa scaturisca una condizione più bella e più autentica. La verità va detta bene, nel modo giusto e nel momento opportuno, perché la verità detta male fa male, così come il bene fatto male è un guaio. Dico come paradosso che alcune volte il bene fatto male è male. Non solo è male, è peggio pure del male fatto bene. Mi dica, siamo quasi in chiusura,
perché vale la pena venire all'Aquila il 28 e il 29? Perché significa rispondere a un appuntamento con il Signore che ci aspetta in una comunità particolare, la Chiesa dell'Aquila, fortemente segnata dalle ferite del terremoto, ma decisa a testimoniare la forza della risurrezione, perché la croce non è condanna, è apertura che la grazia ci dà verso una pienezza che neppure potevamo immaginare. Allora io direi celebrare la perdonanza, che è stata per così dire collaudata all'Aquila per tanti secoli, significa aprirsi alle sorprese di Dio, che fa sempre grandi cose se lo lasciamo operare. Lei è arrivato all'Aquila qualche anno dopo il terremoto, sì, del 2009. Qual è stata? Immagino che abbia incontrato e incontri ancora tantissime ferite. Mi dica però in chiusura qual è invece la cosa più bella e più sorprendente che ha trovato in questa comunità che le è stata affidata. Il primo patto, io dico che è stata una comunità piagata dal terremoto, ma non piegata, cioè non si è arresa la comunità dell'Aquila, ha reagito con dignità, con forza, che ho ammirato in tante persone, perché Aquila non ha alzato bandiera bianca, non si è arresa di fronte al terremoto. E questa guerra al terremoto l'Aquila intende combatterla fino in fondo, non soltanto per rinascere più bella, più forte di prima, ma per testimoniare che Dio è presente anche dentro le nostre tragedie, per rendere anche la sofferenza un'occasione di verità e di bene, perché Lui è sempre colui che ricrea la nostra esistenza se gli diamo spazio e fede. Allora, grazie davvero di essere stati con noi. Buona ricreazione, se si può dire così. Adesso andiamo a Lourdes per la preghiera del Rosario. Ci vediamo domani. Chiediamo alla Vergine Maria di accompagnare il nostro cammino di fede e di amore concreto, specialmente verso chi è nel bisogno. E invochiamo la sua materna intercessione per i nostri fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito.